Chiederei la parola al Presidente di Confindustria Lazio, che un po' riassume anche le cose che i suoi colleghi hanno detto, poi dopo parleremo con il Presidente della Regione, che ringrazio ancora per la sua presenza. Insomma, i temi ce ne sono diversi che riguardano ovviamente tutta la promozione dell'industria e dei servizi, c'è il tema del credito che abbiamo in parte toccato, c'è il tema dell'internazionalizzazione delle imprese, che non è certo favorito da quello che avviene alla Camera di Commercio di Roma, comunque questo fa parte, diciamo, dell'italianità dei conflitti personali e di parte. Insomma, vorrei chiedere, insomma, un po' il suo parere, le cose che lei ritiene siano più importanti dal punto di vista dell'eccellenza, che cosa è necessario fare subito. Ma in questo momento, secondo me, è come quando c'è un malato grave che deve essere operato, prima necessita di una certa condizione di stabilizzazione del quadro circostante prima di effettuare l'operazione. L'operazione vera è quella di ridare una vision, un profilo di missione, prima al nostro paese, poi successivamente, diciamo, anche alla nostra regione. Ma ritengo che ci siano delle condizioni prodromiche importanti che bisogna affrontare con rigore, con serietà, una volta per tutte, e bisogna risolverle. Il primo problema è il problema del deficit della sanità e della politica della sanità. Il secondo problema è il riequilibrio in termini di crescita tra Roma e il resto delle province del Lazio. Sono due problemi, secondo me, centrali, due driver che saranno importantissimi per capire quale sarà il destino che ci attenderà negli anni a venire, in un mondo che, come hanno sottolineato sia i miei colleghi che mi hanno preceduto, è un mondo sempre più complesso, sempre più globalizzato, sempre meno campanilista, sempre meno, diciamo, disposto ad accettare il campanilismo in quanto tale. Quindi da questo punto di vista penso che bisogna partire da quello. Ma le cose urgenti da fare, io penso che le cose urgenti da fare, non lo dico perché è qui il Presidente, penso che ha già iniziato a farle, perché lo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione, devo dire che nelle statistiche che vedono il Lazio spesso, diciamo, verso gli ultimi posti, dobbiamo dire che da questo punto di vista il Lazio ha fatto un lavoro egregio, perché è riuscito a sbloccare prima 5 miliardi su 12, poi ne ha sbloccati altri 3, arrivando a 8,3 su 12. Non dimentichiamo che 10 è un macigno che dovremo pagare per i prossimi 30 anni, e quello fa parte dell'obolo che abbiamo pagato alle politiche dissennate della sanità che abbiamo seguito negli anni passati. Quindi da questo punto di vista siamo partiti di... Questo è un buon punto di partenza, bisogna andare avanti, essere incisivi, cattivi sui problemi, come si sta facendo in questo momento, e devo dire che costituisce già di per sé un ottimo viatico e ravviva il senso di speranza del mondo delle imprese in questo momento. L'altro aspetto che è stato anche, diciamo, toccato dai colleghi che mi hanno preceduto, io lo riassumerei, cioè cercare di creare, cercare di creare le condizioni giuste per avere un clima favorevole per fare attività di impresa sul nostro territorio. Fare attività di impresa in modo non ideologico, l'hai detto tu prima, cioè spesso l'impresa gli aggiungiamo sempre un aggettivo, non basta, qualificarla, esatto, cioè secondo me, cioè questo paese si deve mettere in testa che l'impresa è l'unico modo per avere una fase duratura di progresso sociale ed economico. Se c'è ancora qualcuno che pensa che si possa trovare un altro modo per fare le cose, e magari invece un po' anche in modo strumentale parla in un modo e poi fa delle altre cose, come spesso succede in Italia, perché in Italia tutti invocano la necessità di rafforzare la capacità di fare impresa, poi pochi provvedimenti ci sono all'atere per raggiungere questo obiettivo.
Quindi la seconda cosa che se, su cui secondo me si deve agire, in parte già si sta agendo, è il ricreare il clima giusto, quindi tutto quello che va verso la sburocratizzazione delle procedure che possono portare ai meccanismi sia di nascita da Prato Verde sia da ammodernamento delle imprese, secondo me andrebbero velocizzati. Poi direi l'altro aspetto, il terzo aspetto su cui devo dire che anche con la Regione abbiamo lavorato assieme sin dai primi, da quando il Presidente si è insediato, sono le politiche del credito, ma soprattutto un aspetto di queste politiche del credito è il rafforzamento dei fondi di garanzia. Cioè, per una serie di motivi che non sto qui a raccontare, il Lazio insieme alla Toscana era una delle regioni dove in pratica le imprese non potevano accedere direttamente ai fondi di garanzia. Potevano andare ad esempio nel Lazio attraverso o i confidi, consorzi di garanzia collettiva di fidi, oppure attraverso anche una società finanziaria che era Banca Impresa Lazio. Però questo meccanismo non solo non ha mai funzionato, ma ha creato anche delle difficoltà aggiuntive nell'accesso al credito. Ecco, devo dire che siamo in fase di chiusura, ci sarà la rimozione della cosiddetta lettera R, quindi l'accesso diretto ai fondi di garanzia secondo me è un passo importante che si può fare e che il Lazio sta facendo quasi a costo zero. Quindi mi limito a dire le cose che debbono servire a stabilizzare la situazione, perché non possiamo chiedere onestamente in questo momento alla Regione di fare delle cose per cui magari occorrono delle risorse, occorrono delle situazioni che in questo momento non ci sono. Dobbiamo ancora operare in una condizione di emergenza, ci sono delle priorità che bisogna un attimo focalizzare un po' meglio. Dopodiché io penso, spero che diciamo nella seconda parte del mandato del Presidente Zingaretti potremo affrontare diciamo le politiche di più ampio respiro, però molto dipenderà da come saremo riusciti a risolvere questa fase. Per i giovani dico una cosa, noi insieme con le organizzazioni sindacali abbiamo fatto insieme con la Regione Lazio un patto che abbiamo definito il ponte generazionale, cioè si tratta di una, non me la so fare tanto lunga, di un meccanismo attraverso il quale ci può essere uno scambio tra le persone anziane a cui manca poco per andare in pensione, scambio con i giovani dove le imprese ci mettono diciamo come aumento aggiuntivo del costo il fatto di pagare lo stipendio nuovo e ne dati un part time orizzontale per chi va in pensione. La Regione ci mette la parte dei contributi per mandare diciamo chi cede il posto per mandarlo in pensione. Ecco, su questo penso che stiamo lavorando per trovare le risorse giuste e noi ci attendiamo, anche perché in termini di domanda da parte delle imprese ci sarebbero anche degli spazi importanti. Quindi da questo punto di vista ritengo che per i giovani tanto dobbiamo fare noi, perché altrimenti se non siamo noi per primi disposti a sacrificare qualcosa del nostro cosiddetto welfare che abbiamo accumulato in questi anni, difficilmente loro potranno avere quelle risorse per avere la possibilità di sviluppare il loro. Per quanto riguarda poi dal punto di vista degli elementi positivi, degli altri elementi positivi, l'ho segnalato anche oggi nell'articolo nel vostro speciale che avete fatto, in questo momento il Lazio può sperare di contare su quelle che sono le sue eccellenze, che sono le aziende che operano nel settore, nel polo tecnologico della farmaceutica, dell'aeronautica, dell'IT, nella filiera agroalimentare, e naturalmente può contare molto sul turismo. Allora, diciamo le prime perché sono le uniche che hanno secondo me le dimensioni e il DNA giusto per poter fare delle politiche di internazionalizzazione. E le possono fare perché hanno avuto la capacità di saper fare prima l'innovazione. Il turismo, perché il turismo, diciamo, non tutti nel mondo hanno innanzitutto la materia prima che è a Roma,
aggiungerei anche il resto del Lazio, perché forse pochi lo sanno, ma uno dei problemi del turismo che in termini assoluti ha registrato negli ultimi 5 anni un aumento sul settore di circa il 20% delle presenze. Però quello che non siamo stati capaci di migliorare è stato il tempo in cui il turista si ferma a Roma. Cioè è sempre rimasto 2 giorni e non riusciamo a trovare un meccanismo di attrattività tale per farlo rimanere, come mediamente sta nelle maggiori capitali europee, almeno 4-5 giorni. Io penso che sul turismo questa sarà la sfida che dovremo un attimo affrontare negli anni a venire. E da questo punto di vista io penso che fornire un'offerta integrata anche con le altre parti della regione o con altri tipi di turismo, non solo quello diciamo religioso o strettamente culturale, ma anche quello diciamo del tempo libero, da questo punto di vista potrebbe aiutare a fornire una risposta alla risoluzione del suo problema. Bene. Grazie. Insomma, di spunti per il Presidente Zingaretti, che ancora ringrazio, ce ne sono diversi ovviamente, forse è il caso di partire da questa massa di debiti che avete ereditato, che sono 22 miliardi di debito complessivo, 10 miliardi finanziari più sono scoperte più recenti, altri 12 di debiti commerciali, poi c'è stata diciamo, una maggiore sollecitudine nel pagamento di questi arretrati, però è ovvio che questo è un macigno molto rilevante che peraltro vi condanna ad aliquote fiscali che sono ancora più alte d'Italia, la più alta in assoluto, quindi prima affrontiamo questo problema strutturale, come si può dire, e poi entriamo nello specifico di altri aspetti. Sì, primo luogo ovviamente grazie non solo per questa serata ma anche per averci spinto attraverso l'inserto e l'iniziativa a riflettere con visione rispetto al nostro futuro. Mi permetta, io vorrei solo dire una cosa su quanto lei ha detto all'inizio rispetto al clima italiano e alla domanda che c'è del perché di questa percezione di un clima dimesso e irrimediabilmente negativo. Questo è un tema molto importante per guardare al futuro e anche per ricostruire un'atmosfera di speranza. Io credo che il motivo fondamentale sia il ritorno di un grande problema italiano che nel corso della storia d'Italia si è riproposto in forme diverse tante volte e che altre democrazie europee hanno avuto meno che l'Italia, ed è quello della fragilità della sua classe dirigente. Non c'è dubbio che l'Italia, rispetto alle proporzioni della crisi finanziaria, economica, poi sociale, eccetera, eccetera, ha avuto come elemento più peculiare un processo anche di frammentazione, di divisione, di parcellizzazione della sua classe dirigente e dentro di essa del crescere di individualismi, di particolarismi, non faccio un discorso politico, perché poi ognuno può ricondurre i motivi a una lettura politica, io parlo proprio come quasi percezione fisica che ho da qualche mese che mi ritrovo a ricoprire un compito di direzione di un pezzo dello Stato nel dover toccare con mano l'assenza di un baricentro di riferimento di carattere istituzionale. Derrida in un bellissimo libro la chiamava la crisi della borghesia, secondo me è abbastanza vero questo, cioè nel tempo questa nostra classe dirigente ha reagito alla crisi enorme e di sistema, perché noi non abbiamo una crisi congiunturale, ma il punto all'ordine del giorno della fase storica che stiamo vivendo è come ricostruire un modello di sviluppo dopo che quello che si è affermato nel dopoguerra è entrato in crisi. E noi a questa domanda la classe politica, ma non solo la classe politica, non è riuscita a dare una risposta e ha avuto delle reazioni diverse ma abbastanza simili: o si è distratta, ha fatto finta di non accorgersene, o a mio giudizio si distrae in maniera complice e ripiega nella gestione del potere fino a se stesso. La famosa lettura della casta,
nasce da questo, non dall'esistenza del barbiere o per i deputati che c'è sempre stato, o del deposito, o io una volta ho letto del rimborso se qualcuno si perdeva il cappotto al Parlamento, ma perché esplode nella sua virulenza in questa stagione storica? Perché coincide poi con la percezione fisica da parte del Paese dell'incapacità o dell'addirittura complice non volontà di svolgere una funzione propria, che è quella di guida, quindi di una condizione che c'era anche prima, diventa un insopportabile privilegio contro cui giustamente cresce la rabbia. Faccio questa premessa perché è fondamentale capire come si risponde a questa condizione, che è la radice del nostro problema. Io penso, e non vorrei sembrare retro, che non ci siano altre soluzioni che l'ossessione, e dico, mi permetto di dire innanzitutto individuale, perché è vero che ci sono i politici, i giornalisti, gli imprenditori, ma non vorrei che queste diventassero delle categorie dentro le quali ognuno di noi si nasconde, dentro degli stereotipi, e quindi ritornare a un discorso, è un'ossessione individuale di fare il proprio dovere, di fare il proprio dovere. Perché noi abbiamo avuto anche invece una selezione della classe dirigente e della classe politica, che poi si è maturata di più in questa fase storica per relazioni amicali, per relazioni eccetera, che spesso prescindono dalla qualità, invece dalla capacità di competere per quello che si è e che si vale. E oggi fare il proprio dovere in questo paese significa avere una visione e capire come questa visione, un po' più lontana del giorno dopo, la si applica nella condizione in cui tu ti trovi in quel momento, o presidente di regione, o rettore, o preside, o giornalista, in quella condizione data, come è. Lo dico e sottolineo la parola dovere, perché anche qui c'è una parola da riscoprire, che è quella del dovere, che giustamente all'ordine del giorno c'è la sfera dei diritti, perché sono quelli più immediatamente aggrediti, o che le persone sentono aggredite. Ma io voglio anche dire che bisogna avere il coraggio di dire che non esiste diritto riconosciuto se non si riscopre anche una sfera dei doveri delle persone, che spesso garantiscono o contribuiscono a garantire quei diritti che è più facile reclamare perché è più cool, diciamo, più di moda, però alla fine diventa una implosione del sistema. Non esistono diritti senza una coscienza vera del senso del dovere di rimboccarsi le mani. E questo arriva alla regione, lo diceva ora il dottor Stirp, perché la situazione che abbiamo trovato è drammatica, ma ci stiamo impegnando anche qui per produrre discontinuità, perché i numeri che sono stati dati sono numeri sui quali non si può né ridere né appunto distrarsi facendo altro. 10 miliardi di euro di debiti finanziari significa, per approfondire questo tema, una rata annuale in conto di spesa corrente di 900 milioni di euro, su un budget libero annuale della regione di circa 1 miliardo e 7, fate voi i conti se su questa cifra intervengono 900 milioni di euro di rata dei mutui, la regione non esiste. Io dico a volte il nostro primo compito è ridare a Lazio una regione, perché in realtà non esiste, perché in realtà noi, con i vincoli del bilancio del patto di stabilità, abbiamo una situazione che si protrae da anni, per cui molte voci del bilancio dovute sono messe fuori. Se ricordate il tema delle borse di studio per gli studenti universitari non pagati per 3 anni, non erano figli dei ritardi, ma nella regione italiana più alta concentrazione di università e poi della ricerca, le borse di studio universitari non stavano nei bilanci. E quindi noi abbiamo costruito una condizione di precarietà strutturale, invece di mettere in atto politiche per il diritto allo studio o di investimento verso il sapere, incredibilmente c'è stata una politica di mortificazione di un patrimonio immenso come la concentrazione del sapere. E poi, lo diceva anche qui prima il dottor Stirpe, 12 miliardi di euro di debiti commerciali. Anche qui, per essere più profondo, più
puntuale, cioè 24.000 miliardi di vecchie lire di debiti nei confronti delle imprese, nei confronti dei comuni, nei confronti delle province, non pagati. Questo ha provocato e stava provocando, ad esempio, prima il dottor Gentilini parlava del sollievo di aver 10 giorni in meno nei pagamenti per quanto riguarda la sua azienda, una media di pagamenti nel farmaceutico di 220 giorni, nella sanità, nel non sanitario molte volte 4 anni sui lavori fatti, con i comuni del Lazio, perché questo si sappia, che spesso avevano o vedono o hanno pignorati gli stabili consigli comunali perché nel tempo hanno proceduto a indire gare e appalti, la liquidità non arriva e gli imprenditori per non fallire producono miglioramenti e con meccanismi dai quali poi non si esce più, non so se questo è chiaro, perché questo è l'ingolfamento del sistema. E il tutto con un sistema del credito che è stato quello che ha raccontato, e quindi eravamo insieme alla Toscana, ma che però ha un altro sistema economico che ovviamente ha bisogno del credito, ma sicuramente meno del nostro, per cui noi non potevano le nostre aziende accedere al Fondo Nazionale di Garanzia, e quindi ci fu la genialata di aprire una banca addirittura, che ora noi abbiamo sciolto, ovviamente. Allora, come si reagisce per fare il proprio dovere? Noi abbiamo tentato di fare delle cose semplici, che però hanno aperto un processo, io spero, credo, irreversibile, dando dei segnali alla società, innanzitutto che vogliamo cambiare noi. Innanzitutto abbiamo iniziato a chiudere le aziende che reputiamo ormai non più sostenibili dal sistema regionale, che costa troppo. Abbiamo avviato lo scioglimento di 9 aziende, le prime 9 aziende regionali, sullo sviluppo, sul trasporto e sulla sanità, che ha voluto dire anche un segnale simbolico. Su 83 posti di consigli di amministrazione e revisione dei conti ne abbiamo tagliati 75. Andiamo, a seconda della legge Monti, sullo sviluppo una società, sul trasporto una società, e quello che faceva l'Agenzia di Sanità Pubblica, che costava 16 milioni di euro l'anno, mentre in Emilia costa 3 milioni e mezzo, lo abbiamo internalizzato il servizio e chiusa, quella è l'unica già chiusa, le altre stanno chiudendo. Questo non ha solo un effetto di oggettiva razionalizzazione poi della macchina che permette gli interventi, perché prima sullo sviluppo c'erano 5 società diverse, ma anche un segnale di cambiamento senza il quale io credo non si costruisce, non dico quella fiducia perché questo non lo chiedo a nessuno fino alla fine, però almeno quel dialogo che poi è necessario per parlarsi. Scusi, una cosa Presidente, interessantissimo quello che lei sta dicendo, però se non sbaglio la Regione ha partecipazioni azionarie in 100 di società o aziende. Ecco, forse con un debito così elevato una maggiore spinta. Questo è il secondo round, ma non c'è dubbio. No, noi siamo intervenuti sui tre settori fondamentali di vita della Regione, la sanità, la mobilità e lo sviluppo, ridando immediatamente alla Regione gli strumenti per agire operativamente a sostegno dell'economia su questi tre settori. Il secondo passaggio è la dismissione delle partecipazioni nelle quali stiamo, il terzo passaggio è il processo di alienazione, proprio giovedì abbiamo firmato un protocollo gratuito con il Demanio, dell'alienazione del patrimonio immobiliare, per cui, altra cosa che sta cambiando, noi abbiamo 1.600 immobili e manufatti e spendiamo 27 milioni di euro l'anno di fitti passivi per le nostre aziende, con i palazzi vuoti. Quindi anche qui siamo intervenendo, è un tema molto complesso, sul quale non abbiamo paura di andare avanti. Secondo, altra grande innovazione che sta fortunatamente questa producendo dei risultati, non girarsi dall'altra parte sul debito di 12 miliardi di euro commerciali. E quindi l'aver sottoscritto protocolli, per ora per 5, ma stiamo chiudendo sugli altri 3, per 8 miliardi e 300 milioni, sta cambiando la situazione. E abbiamo sottoscritto con l'ABI l'altra settimana questo importantissimo protocollo che immediatamente renderà solvibili tutti i crediti certificati da 45.
Da maggio 2013 a gennaio 2014 l'economia del Lazio, quella che voi avete raccontato, nell'economia del Lazio arriveranno 8 miliardi e 300 milioni di euro di liquidità, il 6% del PIL della regione. E questo sta provocando un ritorno, non nella norma, ma quasi nella norma, dei termini di pagamento, perché noi siamo passati già oggi da 220 giorni a 180, ci stiamo avvicinando a 150, contiamo nel 2014, diciamo nel secondo semestre, per non essere, per poi, diciamo nel secondo semestre, a 90 giorni, cioè in un anno e mezzo passiamo da 220 a, diciamo, 90-100 giorni sul sanitario e dimezziamo i tempi di pagamento del non sanitario. Ecco, queste sono le precondizioni per dire abbiamo ridato una regione a questa comunità produttiva, intellettuale, perché altrimenti quando hai 12 miliardi di euro di debiti commerciali, ma con che faccia ti presenti dagli imprenditori e parli di politiche per lo sviluppo, quando sei il principale ostacolo all'attuazione di un elemento di sviluppo? E i capitoli della ripresa e della nuova fase a mio giudizio sono chiari. Il primo sarà, e abbiamo già iniziato investendo dei quadri che abbiamo preso da vari pezzi dello Stato, la programmazione europea 2014-2020. Se andate a leggere i capitoli della programmazione che lo Stato italiano sta pensando sulla nuova programmazione, in Lazio c'è tutto. C'è l'integrazione sociosanitaria, c'è lo sviluppo alla ricerca, all'università, c'è la valorizzazione della cultura, dei beni ambientali, dei beni archeologici, dei beni storici. La nostra regione sta dentro, proprio dentro la pasta di questo approccio, le aree interne che sono i nuovi capitoli della programmazione, e quindi ci stiamo preparando con una cabina di regia unitaria che già dà i suoi frutti, perché da giugno a oggi abbiamo recuperato della vecchia programmazione 550 milioni che stavano andando in disimpegno e contiamo quasi di non mandare, io mi auguro, un centesimo in disimpegno rispetto alla vecchia programmazione che si chiude a dicembre. E seconda, e poi chiudo, grande secondo me elemento di spinta è ricostruire, lei prima giustamente parlava delle piccole e medie imprese, un approccio nuovo rispetto anche alla stagione dei distretti industriali che mettevano insieme le aziende così come sono. Io credo che noi da qui abbiamo più bisogno di pensare a processi di costruzione di filiera dell'innovazione, e quindi ricostruire una filiera che non c'è fino in fondo. Giustamente lei prima ricordava il bellissimo esperimento della Luis con l'hub della startup, che è una grandissima novità. Ecco, quello di cui noi qui abbiamo bisogno è costruire una filiera che paradossalmente non c'è tra questo straordinario mondo dell'università, del sapere, della ricerca, che geograficamente è presente qui, la filiera anche delle grandi aziende italiane e delle multinazionali che sono qui, pensiamo al sud del Lazio, alla farmaceutica, alle grandi multinazionali che hanno portato un know-how di straordinaria rilevanza e che hanno tenuto vivo il mercato produttivo. Voi qui avete scelto, io riconosco di più perché sono della provincia di Roma, due esempi fantastici di questa nostra regione. Un imprenditore che appunto ha fondato la sua forza su un'innovazione di prodotto e quindi ha costruito, e un imprenditore Gentilini che anche egli ha fondato la sua forza sulla capacità di stare sul mercato di un'azienda storica, quindi è proprio un pezzetto di quello che almeno in questo territorio romano è la varietà del sistema produttivo, però è fragile, perché sono a volte soli questi esempi. Noi dobbiamo fare ricerca, impresa, sistema del credito, ecco perché è importante aver sbaraccato il vecchio sistema del credito. Noi abbiamo già messo 30 milioni sui fondi nazionali per fare il fondo del Lazio di 30 milioni che può produrre economia, e soprattutto, e lo apriremo e lo annunceremo presto, creare un clima confortevole e un habitat naturale al nuovo startup d'impresa. Che vuol dire un habitat naturale? Quello che un po' ha fatto la Luis, ma che va fatto a livello di sistema, e cioè creare luoghi
che anche fisicamente, permettetemi di dire fisicamente, facciano incontrare questi attori dell'economia, il credito, l'imprenditore, il giovane universitario, il piccolo imprenditore che deve rinnovare la sua filiera produttiva e di prodotto, e questo ha anche bisogno di luoghi. Il sindaco Bloomberg, da quando ha cominciato a investire sulle start-up in una parte di New York, ha cominciato a mettere in crisi la storica Silicon Valley, perché ovviamente hanno iniziato ad ora, ma hanno un vantaggio che si chiama New York. Noi abbiamo il vantaggio che si chiama dentro questa regione la capitale del paese, e ora occorre essere più sistema. Quindi non so se ci saranno le due fasi, io ringrazio Steve per questo. Noi stiamo tentando di farlo insieme, perché sappiamo che giustamente c'è una grande aspettativa, però su un indirizzo che io credo sta ricreando un pochino di fiducia, sulla quale dobbiamo scommettere, perché io mi auguro di poter dire fra 5 anni non ho contribuito, ma noi abbiamo contribuito alla rinascita dell'Italia. Io non credo ci sarà mai il gong nel quale ci diranno che l'Italia si è ripresa. L'Italia si riprenderà quando i sistemi locali si riprendono, e noi siamo la seconda intergione italiana per prodotto interno lordo, e dobbiamo preoccuparci anche del nostro paese, e questo significa, vedete che ritorno al tema, fare il proprio dovere. Soprattutto a voi che avete partecipato a questo incontro, naturalmente gli auguri a Lazio vanno a tutto il paese. Grazie di cuore a tutti.